Salve a tutti, siamo alla terza lezione del manuale di improvvisazione, varianti ritmiche e trasporto sull'accordo minore. Per questa lezione useremo lo stesso metodo di studio della lezione precedente, prima la mano destra, poi la mano sinistra, poi a mani unite. Infine trasporteremo l'esercizio sugli accordi di Mi, Mi, Sol, Si e La. La, Do, Mi. Adesso lo faccio in Re. Il tempo è tre quarti. Ripeto l'esercizio con la mano sinistra, due ottave sotto. Ora a mani unite, a distanza di due ottave. Notare la differenza di carattere fra l'accordo maggiore e l'accordo minore. L'accordo maggiore è questo. Il maggiore sembra più chiaro, aperto e luminoso, mentre il minore risulta più scuro, un po' triste e malinconico. Questo è un accordo minore in Re. Poi in Mi e poi in La. Infatti nella scala diatonica di Do, cioè diatonica significa sui tasti bianchi, abbiamo accordi maggiori, minori e diminuiti. In Do l'accordo è maggiore. In Re è minore, Mi minore, Fa maggiore, Sol maggiore, La minore, Si diminuito e infine ancora Do maggiore. Lo ripeto con due mani. Maggiore, Re minore, Mi minore, Fa maggiore, Sol maggiore, La minore, Si diminuito, Do maggiore. L'unico accordo dissonante è quello costruito su Si. Si, Re e Fa. Questo è dissonante perché prevede che dopo ci sia un accordo consonante. Tutti gli altri, maggiori o minori, sono accordi consonanti. Nel senso che si può finire un brano, non hanno bisogno di una risoluzione. Per esempio. Do maggiore, ripeto, e La minore. Mi minore. Questi sono accordi maggiori e minori, ma sono consonanti. Nel senso che non hanno bisogno di una risoluzione. Il brano può cominciare e finire in un modo maggiore o minore. Ora, gli esercizi da fare sono i seguenti. Inventiamo varianti ritmiche sugli accordi di Mi,
Mi, Sol, Si e La, La, Do, Mi, usando i ritmi 2 quarti, 3 quarti e 4 quarti. Faccio un esempio in 2 quarti. Inizio dal Mi. Ora ne faccio uno in La minore, La, Do, Mi, in tempo 3 quarti. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ora ne farò uno in 4 quarti sull'accordo di Mi minore. Mi, Sol, Si. 1. Ultima distinzione sulla scala diatonica di Do, cioè diatonica vuol dire sui tasti bianchi, noi abbiamo accordi maggiori, minori e diminuiti. I maggiori sono sul primo grado Do, sul quarto grado Sol, Fa e sul quinto grado Sol. I minori sono sul secondo grado Re, sul terzo grado Mi e La, sul sesto grado. Quindi abbiamo visto che gli accordi maggiori sono sul primo, quarto e quinto grado. Gli accordi minori sono sul secondo, terzo e sesto. Rimane fuori solamente il settimo grado, che è l'accordo diminuito, quello che ha bisogno di risoluzione. Anche per oggi è tutto, grazie per avermi seguito e ci vediamo alla prossima lezione.